forniranno l'energia sufficiente per sollevare il masso. Ecco fatto! Mi raccomando, siate prudenti quando affrontate il Lurker che c'è lassù. Aspettate! Ho deciso, io rimarrò qui per proteggere Kiera. Jack, credo tu possa maciullare quel mostro anche senza di me. Oh, davvero eroico da parte tua? Thank you.
lavoro! Li avete preceduti al detonatore. Il laboratorio del Saggio Rosso è proprio di fronte a voi. Andate ad attivare il teletrasporto così possiamo raggiungervi. Se avrei perso dei pezzi viaggiando in questi affari. Ehi, per tutte le sacre Jacob, il laboratorio del Saggio Rosso è più disastrato di quello del Blu. Ehi, sembra proprio che qui dentro ci sia stata una zuffa. Non mi azzarderei a chiamarla zuffa. Tu che ne dici, mia cara sorella? Certamente no. Il Saggio Rosso si è arreso così facilmente. Non è stato affatto divertente. Gol! Sei tu! Alla fine hai perso le staffe, eh? E Maya vi aveva avvisato che l'eco oscura avrebbe avuto un brutto effetto su di voi. Nessuno dà mai retta al vecchio Samus. Cosa ne avete fatto del Saggio Blu e del Saggio Rosso? Non preoccuparti dei tuoi pittoreschi amici. Li abbiamo portati tutti nella nostra cittadella. Sono ospiti speciali. Già, hanno gentilmente accettato di aiutarci nel nostro piccolo progetto. Ti sbagliavi, Samus. L'eco oscuro può essere controllato. Abbiamo appreso i suoi segreti e adesso possiamo plasmare il mondo a nostro piacimento. Non potete controllare l'eco oscuro! Nemmeno i precarsi! Finora abbiamo dovuto accontentarci di quel poco eco che si trovava vicino alla superficie. Ma ben presto potremo accedere ai vasti giacimenti d'eco oscuro che da tempo sono celati nelle profondità. Non nei silos! Sì, sì, proprio ai silos. Saranno tutti quanti aperti e tutto l'eco oscuro del mondo sarà nostro! Ma è impossibile! Solo un robot precarso! Oh, non essere così deluso, Samus. Abbiamo dei grandi progetti su di te. Aspetta un attimo! Quello era Gol? Lo stesso Gol che doveva farmi tornare normale? Gol, il tizio che sta cercando di farci fuori? Sono finito? Potremmo essere finiti tutti! Se aprono i silos, l'eco oscuro comincerà a distruggere tutto ciò con cui entrerà in contatto. Dobbiamo andare alla cittadella per fermarli. La via più veloce è il condotto lavico in fondo a questo cratere. Qualche altra batteria e lo scudo di calore del vostro zoomer potrebbe superare incolume quell'inferno. Bene, ragazzi, sapete cosa fare. Avanti, sacchi di pulci, andate a cercare altre batterie. Per tutte le palle di eco. Sembra che ci sia una forte presenza di Lurker nelle grotte del ragno. Perfetto! Dal nome sembra già un bel posto. Fammi indovinare, ci sono ragni nelle grotte del ragno, giusto? Certo che è pieno di ragni nelle grotte del ragno! Ma questo è l'ultimo dei problemi. I Lurker sono alla ricerca dei cristalli di eco oscuro concentrato. Dovete distruggere i cristalli prima che quei mostri ci mettano sopra le zampe. Muovetevi! Ragazzi, continuate a raccogliere le batterie. È il solo modo per poter proseguire il viaggio verso nord. Guardi, ci picchia, penso che abbiamo delle visite. Pensi, Willard? Salve, stranieri, siete di passaggio? Beh, anche noi proseguiamo. Non c'è niente di interessante qui. Ma non avevi detto che questa era una gemma inestimabile di grande valore e che... Willard! Abbiamo bisogno di batterie, non di gemme. Noi abbiamo ben 4 batterie. Le vuoi?
Quello che questo cervello di gallina vuole dire è che potremmo anche avere delle batterie qui intorno e potremmo anche separarcene per la somma di 90 globi ciascuna. Dov'è che l'ho sentita questa? Ehi, cervelloni, come pensate di fare per portare fuori di qui quella grossa gemma? Senti questo brillantone. Beh, abbiamo altri 12 anni di tempo per provarci. Gordy, non ci vorrebbe un po' meno tempo se ti mettessi a scavare anche tu, eh? Oh, lasciatica! Bene, ragazzi. Ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi, contenti? Bene, ragazzi, ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi, contenti? Bene, ragazzi, ecco come d'accordo una batteria per i vostri globi, contenti? Questa volta l'ho trovata, sì! Eccola qua! È una batteria! Sì! È quello che volevo dire! Perfetto! Ci hai lasciato in mutande! Non resta più neanche una batteria per noi altri! Se ti prendo, eh! Ehi, voi due, perché non cercate di rendervi utili? Dei Lurker stanno scavando nella grotta oscura là sopra. Sembra stiano cercando i manufatti dei Precursor. Se li possono prendere anche tutti, per quel che mi importa. Già, per quel che ci importa. Wheeler, dà da mangiare al canarino. A me interessano soltanto le gemme, ma non riesco a prenderle perché quando vengono estratte, purtroppo fanno crollare tutto. Cerca di eliminare i Lurker che rosicchiano i tronchi di supporto, così mi sarai di grande aiuto. E muoviti! Mm-hmm.